Incontriamo ovviamente anche Fabio Verna, che è il presidente onorario di questa associazione, il cantiere che organizza questo convegno sulla forma partito, e gli chiediamo appunto in questo momento di pausa come gli sembra che stia andando, come stiano andando i lavori. I lavori mi sembrano notevoli, fra le altre cose, siccome dovrò ottenere la relazione conclusiva, mi sto occupando proprio di sintetizzare vari interventi che ho colto estremamente interessanti, da quello di Bosetti di Reset, ma anche quello del direttore diaconale e di altri amici. In sintesi stiamo connotando che il partito come l'Italia ha immaginato essere negli ultimi 40-50 anni, il partito con le scuole di partito, con le sezioni, con l'attacchinaggio dei manifesti, con i comizi in piazza, è stato sostituito un po' da una situazione che potremmo chiamare all'americana one man show. Il 75% dell'elettorato italiano, 40% appena conseguito da Matteo Renzi, dal Partito Democratico, ma in una forte leadership di Matteo Renzi, il 20% conseguito da Grillo e l'ulteriore 16-18% di Silvio Berlusconi, di fatto fanno la maggioranza assoluta di partiti che hanno una peculiarità. Nessuno dei tre leader è eletto. E tutti quanti hanno una forte personalità, vorrei dire un forte personalismo. È chiaro che sono personalità che tendono a confliggere e essere differenti e divergenti, perché chiaramente se corressero su binari paralleli l'elettore non avrebbe un approccio di indecisione. Per cui abbiamo l'aplomb berlusconiano, liberista, l'aplomb berlusconiano che ha una parte di stampo conservatore e dall'altra parte propone delle riforme moderate. Abbiamo un Grillo che urla forte, in questo momento chiaramente di grande disagio del nostro paese, le urla piacciono perché siamo tutti risentiti da tante cose che non funzionano nella nostra bella Italia. Renzi, l'arma vincente, secondo il mio modesto parere, in questo caso non da economista ma per pochi minuti da politologo, è quella di aver lanciato la speranza. Io credo che l'essere umano, dal momento della sua nascita, necessita della speranza per poter andare avanti. Si spera in un futuro migliore, si spera nella carriera, si spera nella salute, perché è insito nell'essere umano immaginare che domani sia un giorno migliore. Famosa la frase della Rossella O'Hara, della Vivien Leigh, domani è un altro giorno. Noi 7 miliardi e mezzo che siamo su questa terra dobbiamo immaginare che domani sia un giorno migliore. Volevo chiederti, Fabio, un pochino si è sfiorata la tematica che è calda, che è quella dell'analisi del voto, insomma, alle europee. Ecco, in base a quello, rispetto appunto alla linea che questo convegno ha, ecco, avete riscontrato delle conferme oppure delle contraddizioni a delle teorie che sostenete? Allora, il cantiere ha molte anime, lo sappiamo. È stato voluto, sentito, i padri del cantiere, lo sono anch'io, i fondatori, abbiamo provenienze, formazioni culturali, emotive, di vita, volutamente diverse. Diverse non vuol dire opposte, diverse non vuol dire in conflittualità, diverse vuol dire aggreganti, vuol dire di poter assommare poi una sorta di intelligenza comune, di esperienza comune. Perché ho fatto questa premessa? È chiaro che ciascuno di noi aveva un'interpretazione diversa. Io, presuntuosamente, perdonatemi, credo di aver abbastanza indovinato, cioè anch'io che non sono un uomo che ha seguito il Partito Democratico, però sicuramente mi sono lasciato affascinare da Renzi che ha lanciato questo tema della speranza. Se noi non crediamo questo, allora è inutile combattere, allora rinunciamo, perché se dobbiamo immaginare che domani sarà peggio, chiaramente è inutile rimettersi in gioco. Grillo ha cavalcato il dissenso. Cavalcare il dissenso è la cosa più facile del mondo, lo può fare chiunque. Grillo è un istrione, è bravissimo, è stato uno dei migliori comici italiani, lo fa con una professionalità, con una carica che è indubbia ed è trascinante. Ma non si può avere solo voglia di sfasciare, bisogna poter costruire. L'unica esperienza tecnica di governo, se vogliamo usare un termine grasso, del Movimento 5 Stelle è stato Parma con Pizzarotti, con il sindaco. E nonostante che Pizzarotti sia una bravissima persona, la giunta di Parma non ha dato quei risultati che poi l'elettorato si poteva aspettare. Berlusconi ha tenuto duro come poteva, perché chiaramente è normale che in una situazione in cui è stato stromesso dalla vita pubblica, gli si è spezzata una frangia del partito, mantenere la sua posizione, questo 17-18%, comunque è stata una linea difensiva, una linea Maginot.
Grazie a Fabio Verna.